Il caso che facciamo adesso è una paziente di 59 anni, per cui direte: ma perché si toglie un mioma alla paziente di 50 anni? Perché la paziente, vedete, ha avuto un episodio di sanguinamento e sono stati riscontrati questi miomi. E alcune con una vascolarizzazione accentuata. Allora è stata inserita in nota operatoria per avere un po' una diagnosi di questi miomi. Io colgo l'occasione anche per provare una lama al sistema di rimozione meccanica che non ho mai usato, sinceramente, che è la lama densa, quella da utilizzare per i miomi. Lo strumento è uno strumento che si chiama Elite Mini, quindi non è quello, è proprio adatto da ambulatorio, insomma è piccolo, è lo stesso che abbiamo usato stamattina e quindi con questo possiamo fare piccoli miomi G0 anche appunto in office. Allora, questa è la punta, come vedete, la lama è una lama che ha un doppio meccanismo oscillante, quindi ruotante e reciprocante. Si può fare la chiusura. Ma è collegato? Si vedono perché il numero dei consiglieri è quello che è. Adesso sposteremo noi possiamo nominare una volta all'anno un consigliere, per cui potremmo togliere un Provo con consigliere questo. ordinario, farlo diventare onorario, tanto è la stessa identica cosa perché No, no. con il rinnovo dello statuto le cose si sono completamente parificate, non esiste più una differenza. E quindi utilizzare quelli che sono i consiglieri No? ordinari come Ok. nuovi ingressi. Però dobbiamo stare attenti. Aspetta, te lo dico io. Fallo sentire. Sì. No, così Poi vengono dentro Allora, come vedete, le stesse si persone deve dal ordinarie. pedale Perché quello che avevamo cercato sempre impostare di fare era quello di il reciprocante. rappresentare un po' Allora, entriamo in chi lavora. vaginoscopia. Noi siamo sempre stati molto. Spero che abbiamo detto di no a tanti, proprio per Sì. evitare delle sovrapposizioni, quindi non è che tu sei poi vieni dentro No, ho il già tuo detto, e dici no, perché l'ho ci già sei già tu, spiegato il caso. allora ti togli tu e fai venire dentro l'altro. Questo è possibile. Altrimenti un inserimento all'anno non farebbe male. Sto entrando in cavità. No, no. Che non hanno 30 anni, ma non è che si sanno Ecco, perché. siamo in cavità. Allora, vediamo questa cavità come si presenta. Allora, ostio destro, qui abbiamo il mioma. Vedrete che ci sono vari piccoli miomi sulla parete posteriore, Non anche scelto perché anteriore. portati dentro dal Forse direttore o dal questo primario. è un polipo, Dobbiamo quindi cercare persone può darsi che che in realtà la anche. causa del sanguinamento sia più il polipo che il mioma. Possiamo vedere la vascolarizzazione? Dov'è il tecnico? Eccolo.
Ecco, vediamo la vascolarizzazione del piccolo polipo e di quest'altro polipino anteriore. Quindi io direi a questo punto che possiamo asportare fare con due prelievi, un sacchettino per il mioma e uno per i polipi, così abbiamo il doppio esame. Togliamo l'MBI. Allora, io mi approccio a togliere questo mioma. Ecco, devo essere in prossimità della patologia, però vedere i marker, vedete come agisce sul mioma. Vedete il movimento della lama? A quanti giri siamo? Scusate, non ho visto. Siamo a 1100 giri, ma mi sembra sufficiente perché vedo. Qui in sala c'ho i colleghi, se ci sono dei suggerimenti, perché come vi dicevo è la prima volta che faccio un mioma con questo strumento, quindi si accettano consigli. Paolo, ci sei? Che dici? Allora, andiamo avanti. Così. Così. Sì. Sì, il problema è quello. Sì, sta sparando un po' la luce. Si può abbassare la luminosità? Basta abbassare. Meglio, sì. Così. Ecco, sì. Comunque a scopo diagnostico, diciamo, non credo che sia questo il problema principale. Devo aumentare i giri secondo voi? No. E allora forse più di tanto. Sì, posso anche asportare questo. Allora, intanto mi fermo e cambiamo. Mi fermo. Ma ero su off, madonna.
aspetta. No, ero su off. No, guarda, ora... No, no, ecco, ora sta andando meglio. Ma guarda davvero. Sì, sì. Ok, allora andiamo sui polipi. Sì, sì, voi cambiate. Oh, ma sono fissata. Regolare, che succede qua? Ah. Ecco, sto asportando tutto il polipo. Chiudo l'aspirazione per vedere se è rimasto qualcosa. Qui no, forse qui. Vediamo un po'. Ecco, abbiamo tolto quindi due polipini e il polipo. Ok, direi che la cavità a questo punto è sufficientemente pulita, eh? Esco. Benissimo, finito. Bene, Giovanna, abbiamo concluso questa lunga mattinata di interventi in diretta. Sì. Stiamo aspettando un attimino Valeria che possa ripresentarsi in aula per fare ovviamente i commenti di rito. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Giovanna lì dall'aula. Mi sentite? Sì. C'è Beppe per caso in aula? C'è più nessuno? Eccola, eccola, è arrivata Valeria. Beh. Io chiudo un attimino qui ringraziando ovviamente tutto il personale, ancora tutto il personale della sala e il regista Davide Gianfaldoni, i suoi collaboratori che carissimo hanno amico, permesso questa trasmissione. Ringrazio tutti i colleghi che si sono adoperati, Mirella Ballerini, Ilaria Bordoni Vicini che hanno collaborato qui insieme con noi alla organizzazione e realizzazione di questo evento,
Giovanna, lascio a te la parola e poi a Valeria. Saluti a tutti, ci vediamo nel pomeriggio. Grazie. Anche io ringrazio tutto il personale della sala, gli anestesisti, i ferristi. Allora. Siamo, insomma, penso sia andato tutto bene, sono molto contenta della mattinata. Grazie a voi per la collaborazione dalla sala. Grazie a tutti, mi sentite? Sì, Valeria, sì, sì. Grazie a tutti anche da parte mia, a voi operatori che siete stati bravissimi, e a chi ha presentato, alle ferriste che ci sostengono sempre in queste nostre iniziative e ovviamente a chi ci ha permesso di realizzare concretamente il convegno, cioè gli sponsor. Un grazie particolare a Giovanna e Stefano che portano avanti il nostro progetto della scuola di isteroscopia, e poi ci vediamo qui tutti insieme. Grazie, grazie a dopo. Grazie anche da parte mia.